Nel disegno politico delle nazioni vincitrici del secondo conflitto mondiale, Berlino avrebbe dovuto rappresentare, anche dal punto di vista architettonico e topografico, la completa disfatta del regime nazifascista e la spartizione del controllo all'interno della Germania. Proprio per questo fu costruito un muro, un ostacolo insormontabile che avrebbe separato vie, piazze, palazzi e persone. Capitava così che gli abitanti di uno stesso condominio si trovassero ad abitare in due Germanie diverse, e talvolta gli edifici posti sul confine furono usati per mantenere il contatto tra le due parti. In ogni modo si cercò di passare da una parte all'altra del muro. Finché fu in costruzione si utilizzava talvolta un'automobile sportiva molto bassa, oppure alcuni tentavano di saltare il filo spinato ancora provvisorio. Dopo furono notevoli i tentativi di scavalcarlo, oppure i passaggi proprio attraverso i palazzi. La lista di morti è molto lunga, ed è noto che anche alcuni bambini furono barbaramente uccisi perché sorpresi a tentare l'impresa. Famose restano anche alcune eclatanti forme di protesta, come quella di John Runnings, che nel 1986 urinò sul muro, vi camminò sopra per circa 500 metri, e infine lo prese simbolicamente a martellate. Tutto cambiò quasi improvvisamente, e in maniera piuttosto inaspettata, il 9 novembre 1989, alle ore 18, quando, durante una conferenza stampa convocata dal ministro della propaganda nella DDR, Günther Schabowski, la popolazione fu informata dell'apertura dei checkpoint, programmata per i giorni successivi, con la conseguente possibilità di passaggio da una Germania all'altra. Alle 18.53 l'inviato ANSA Berlino, Riccardo Herrmann, chiese quando le nuove misure sarebbero entrate in vigore, e Schabowski, non sapendolo con precisione, affermò che erano valide da subito. Fu così che un'enorme massa di persone si riversò immediatamente nelle strade e si presentò ai checkpoint per passare dall'altra parte del muro. Le guardie, sorprese dal flusso di gente e non avvertite della dichiarazione di Schabowski, furono costrette ad aprire i checkpoint senza controllare le carte d'identità. Da quel giorno il muro fu lentamente demolito, ma il 9 novembre 89 è, e resta per la storia, la data della caduta del muro di Berlino. Alcuni pezzi ancora esistenti sono visibili con sopra graffiti d'autore. In Italia, sia la costruzione che la caduta del muro furono valutati in modo diverso, a seconda dell'ideologia politica. La maggior parte dei quotidiani, tra gli altri Il Messaggero e Il Popolo, di ottica occidentale, giudicavano il muro posto dai comunisti russi come un ostacolo per i cittadini verso la libertà democratica. Per altri, come l'Unità, quotidiano del Partito Comunista Italiano, il muro era un semplice mezzo di controllo delle attività di spionaggio, sobillazione e diversione. In seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania si trovò in una situazione disastrosa da tutti i punti di vista. Molte città erano state distrutte dai bombardamenti, le vie di comunicazione erano inservibili, l'economia in completo collasso. Solo nel 1949 la Germania recuperò una sovranità nazionale, ma contemporaneamente perse la sua unità, dividendosi in due stati separati dalla cortina di ferro, eretti da ordinamenti diversi e opposti. La Repubblica Federale Tedesca, a ovest, fu proclamata da un consiglio parlamentare formato dalle differenti rappresentanze regionali. La Costituzione, che sancì l'ordinamento capitalistico del paese, ebbe la diretta influenza degli stati vincitori del conflitto mondiale, Stati Uniti, Francia e Inghilterra. La Repubblica Democratica Tedesca, a est, rimase sotto l'influenza russa e attuò un regime di governo comunista. La città di Berlino ebbe la sventura di trovarsi per intero nella parte est del paese. Simbolo della Germania, nonché capitale storica, non poteva essere lasciata tutta in mano ai sovietici. Si formò così Berlino Ovest, una enclave portatrice dei valori del mondo moderno, letteralmente circondata dalla chiusura del regime sovietico. Il concetto di divisione, per gli stati dell'Est, rappresentava una difesa contro l'arroganza del capitalismo. Per 7 anni, tra il 1945 con la conferenza di Yalta che determinò
la divisione della città in quattro settori, e il 1952, anno in cui il confine venne chiuso, ai cittadini di Berlino fu permesso di circolare liberamente tra tutti i settori, ma le tensioni da parte dell'Unione Sovietica furono sempre più forti e portarono dapprima al blocco di Berlino del 1948, un provvedimento che portò alla parziale chiusura dell'unica strada che collegava la città con la Germania federale. Infine, l'erezione del muro fu un necessario provvedimento preso per fermare l'esodo delle persone da est a ovest. I dati parlano di circa 2,5 milioni di tedeschi che riuscirono a varcare il confine tra il 49 e il 61. Quando venne eretto il muro, i contatti fra Berlino Est e Berlino Ovest vennero tagliati. Il predominio di questa zona della città passò completamente agli alleati, che cominciarono a mandare supporti alla capitale tramite ponti aerei. Berlino Ovest era politicamente indipendente e presentava un assetto militare numericamente inferiore rispetto a quello di Berlino Est. La nuova generazione crebbe secondo il modello americano occidentale, seguendo la filosofia hippie nascente in quel periodo, la quale si manifestava tramite nuove correnti espressive. Sull'onda di quelle ideologie che portavano crescente entusiasmo fra i giovani, si venne a creare uno spirito critico nei confronti delle istituzioni presenti e passate. I nuovi giovani avevano finalmente trovato un canale di sfogo per le idee rivoluzionarie via via sempre crescenti di quegli anni. Uno dei principali motivi di contestazione e protesta era la pretesa di ottenere informazioni riguardo agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, fino ad allora tenute nascoste dal governo. L'economia di Berlino Ovest, seppure molto più attiva di quella della sorella orientale, era in realtà un'economia assistita. Il 40% del bilancio era infatti coperto dall'economia federale gestita dagli alleati. Inoltre, il grande rilancio della Repubblica fu molto incoraggiato da aiuti consistenti provenienti dal piano Marshall ed agevolazioni per le imprese private. Berlino Ovest divenne comunque una delle più grandi potenze economiche globali del dopoguerra, tale da far sì che solo il 38% delle donne della Repubblica avesse l'effettivo bisogno di un impiego per provvedere ai bisogni familiari. Al contrario, a Berlino Est l'occupazione femminile saliva vertiginosamente all'82,3%. I guadagni erano infatti molto differenti fra Berlino Est e Berlino Ovest. Mentre nella prima il guadagno medio mensile di un lavoratore era intorno ai 870 mark, nella seconda questo saliva a 1778 mark. A Berlino Est la vita era gestita dal regime socialista. Questo comportava in generale la mancanza di libere elezioni, libertà democratiche, scelte di opinioni e religiose. Il controllo rigido sulla vita dei cittadini era effettuato anche attraverso l'educazione. L'organizzazione dell'esistenza iniziava a 6 anni, quando i bambini erano chiamati ad entrare nei giovani pionieri. A 14 anni i giovani erano sottoposti alla Jugendweihe, vera e propria cresima socialista che avrebbe dovuto facilitare l'iscrizione al partito. In teoria era possibile non iscriversi al partito, ma tale scelta provocava discriminazioni a scuola e sul lavoro. Il sistema scolastico era gratuito per tutta la popolazione. Ciò comportava che tutti i bambini avessero la possibilità di andare all'asilo nido e le madri avevano il diritto a ricevere una sovvenzione economica per la maternità. All'interno di questo regime vi erano diversi sistemi propagandistici rivolti ai giovani. Uno di questi era una particolare danza, la Lipsi, ideata dalla propaganda di partito alla fine degli anni 50 in risposta alle lascive decadenti balli occidentali. I movimenti assomigliavano a quelli del rock and roll, ma senza scuotimenti del bacino. Chiaramente una trovata così forzata non riuscì mai a conquistare il cuore dei giovani della DDR. Il diritto al lavoro era sancito per legge. Per raggiungere questo obiettivo era lo Stato a creare i posti di lavoro. I salari e gli stipendi non erano uguali per tutti, ma le differenze erano minime. Alcuni artigiani guadagnavano più delle persone con un titolo di studio, ma nella società c'era comunque poca competizione e un grande senso di solidarietà. Gli appartamenti avevano affitti alla portata di tutti. L'assegnazione degli appartamenti avveniva da parte dell'amministrazione comunale. L'economia assistenzialistica e statalista ha generato una mancanza di competizione economica, una rigidità della produzione con conseguenti crisi. I prodotti consumati nell'Est erano diversi da quelli presenti a Berlino Ovest, per evitare la contaminazione occidentale. Le banane erano il simbolo del fallimento del modello socialista e se ne trovavano solo a Natale. La bevanda più consumata era la Coca-Cola locale, nelle due versioni, Vita Cola e Club Cola. I jeans erano un capo vietato, in quanto simbolo dell'imperialismo occidentale. Solo nel 1971 apparvero i primi jeans USA.
Nella DDR un'auto usata valeva più di una nuova. Quella nuova aveva un prezzo stabilito dalla legge, ma per comprarla c'erano liste d'attesa di almeno 10 anni. Quelle usate invece erano subito disponibili. La macchina più costosa era la Zill, mentre la maggior parte della popolazione poteva permettersi al massimo la Trabant, utilitaria dal motore a due tempi. La maggior parte delle persone che ha perso la vita tra il 1961 e il 1989, nel tentativo di superare il muro di Berlino, venne uccisa dalla polizia di frontiera, che aveva l'obbligo di sparare a chi tentava di superare il confine. Secondo il centro di ricerca sulla storia contemporanea, le persone uccise nel tentativo di attraversare il confine da est ad ovest furono lungo il muro circa 230, lungo il confine tra le due Germanie circa 650. Invece le persone ferite nel tentativo di traversare il confine, a Berlino e lungo il confine tra le Germanie, circa 850. La Stasi ha avuto un ruolo significativo nella vita dell'Est, che non può essere taciuto. Infatti, oltre che occuparsi del controllo delle attività dei concittadini, controllava anche gli incidenti che accadevano al muro. A volte però questa organizzazione falsificava documenti ufficiali, oscurava le prove e forniva informazioni deviate alla stampa. Tra il 1961 e il 1970 si ebbe il numero di fuggiaschi più elevato. La maggior parte di questi tentò di passare dalla Berlino Est alla Berlino Ovest. I soldati di frontiera dovevano impedire l'attraversamento irregolare del muro. All'inizio, i fuggitivi feriti o uccisi venivano lasciati giacere sul punto in cui erano stati colpiti, in modo che potessero essere visti anche dai berlinesi dell'Ovest e dalla stampa occidentale. Dopo le reazioni dell'opinione pubblica alla morte di Peter Fechter, invece, i soldati ricevettero l'ordine di spostare dalla vista dell'Occidente il prima possibile i feriti ed i morti, per evitare reazioni negative della stampa occidentale. Peter Fechter fornisce una delle testimonianze più note e simboliche. Questo muratore, proveniente dall'est all'età di 18 anni, tentò con un amico di oltrepassare il muro. L'amico riuscì a scavalcare il secondo muro, invece Fechter fu colpito al bacino mentre si arrampicava davanti a centinaia di testimoni. Cadde all'indietro nella striscia della morte, dove rimase in vista dei cittadini occidentali, di morti giornalisti e naturalmente delle guardie di frontiera dell'est. Nonostante le sue urla, non ricevette aiuto medico. Morì dopo alcune ore di agonia. Nella Berlino Ovest, i cittadini che assistettero a questa tragica scena si ribellarono, in quanto amareggiati e disgustati dalla lugubre situazione. Questo atto fece sì che da quel momento in poi non si verificassero più eventi simili e le autorità dell'Est cercarono di nascondere al popolo della Berlino Ovest i tentativi di fuga e le loro tragiche conclusioni. Dopo la caduta del muro di Berlino nell'89, il primo istinto della popolazione, sia dell'est della Germania che dell'ovest, fu quello di farlo sparire, di distruggerlo tutto, pezzo per pezzo. Poi però si decise di conservarlo, come segno indelebile e ricordo incancellabile degli eventi passati. Ancora oggi, passeggiando per la città, si possono trovare i resti del muro, come monumento alla libertà ritrovata. La porzione più lunga e meglio conservata è la East Side Gallery, che con i suoi 1316 metri costituisce la più grande galleria d'arte all'aperto esistente. Dal 1990, 118 artisti da più di 20 paesi vennero a Berlino per coprire il muro con 106 graffiti, immagine di pace e inni alla libertà, dimostrando che l'arte, nelle sue tante forme, riesce a superare tutte le barriere e sia simbolo ed espressione di dialogo, libertà e pace. Jim Avignon è uno dei primi artisti che attraverso dipinti sul muro ha dato voce al dissenso. Con la sua danzante Doing It Cool for the East Side, l'artista francese introduce termini come unità e cooperazione, attraverso figure danzanti che si tengono per mano. Il futuro che esorcizza l'angoscioso passato, un'identità ormai macchiata dal cliché della crudeltà, sono perciò sentimenti personalistici di ogni berlinese, che si ritrova a danzare in un atto di palese sfogo di frustrazione interpersonale e rivendicazione di se stesso e delle proprie origini. Così emerge la figura di Avignon, instancabile propagandista che senza censure mostra ogni lato della città berlinese. Al calare della notte la città si vivacizza con personaggi inusuali, signorine imballettate e funghetti allucinogeni. L'apparente vivacità, volta a sdrammatizzare ogni rimando e simbolo al passato, sembra però non bastare e diventa oggetto di fraintendimento per abitanti e turisti.
L'artista, con salda fermezza, respinge le critiche e dichiara che la East Side Gallery è uno spazio vivo ed inestimabile valore per la vita quotidiana che si è costretto a difendere combattendo. Ad oggi la East Side Gallery si presenta come tela di testimonianze di molti artisti che hanno voluto diligentemente seguire l'esempio di Jim Avignon, come Keith Haring e Thierry Noir. Cast the Rest, dipinto dalla tedesca Brigitte Kinder, è uno dei graffiti più conosciuti ed amati della East Side Gallery. Il graffito rappresenta la Trabant, tipica vettura della Repubblica Democratica Tedesca, targata con la data del 9 novembre 89. La macchina sfonda il muro e lo attraversa da est a ovest, diventando così simbolo della libertà appena conquistata. Nel graffito Il bacio, l'artista russo Dmitry Vrubel ha voluto rappresentare il celebre bacio fraterno tra gli ex leader comunisti della Germania dell'Est e dell'Unione Sovietica, Erich Honecker e Leonid Brezhnev, ispirato alla foto del 1979 scattata in occasione del 30° anniversario della DDR. L'immagine è accompagnata dalla scritta in cirillico «Dio, aiutami a sopravvivere a questo amore mortale». Berlin di Gerhard Lahr è uno dei primi graffiti che abbellirono il muro. La scritta bianca predomina su uno spazio scuro. La I diventa Y, sfonda il filo spinato e si collega a Tokyo, New York. L'opera rappresenta così l'abbattimento delle frontiere, l'apertura dei confini e degli orizzonti, ponendo Berlino come città libera, metropolitana e mondiale. Marionetten Eib, Eibgesessen Zeugs di Mark Engel. L'artista tedesco ha voluto enfatizzare i temi come l'impotenza del popolo tedesco di fronte alla tirannia del sistema politico, prendendo un pezzo grigio di muro come tela per farne un reportage fortemente dettagliato e non privo di significati marcati. Il sistema politico fallimentare è il centro della composizione stessa, enfatizzato dalla figura di marionette inermi, metafora del governo corrotto della Repubblica Democratica Tedesca, che si impone sui cittadini per un ordine che deriva dall'alto e che tiene i fili con cui manovrare i politici tedeschi. It Happens in November di Kenny Alavi. L'opera di origine iraniana è una delle tante dimostrazioni grafiche della ribellione soffocata delle vittime del muro. Una valanga di faccia apre il muro come volesse indicare la forza del desiderio di unità di un'intera comunità. Le facce di Thierry Noir. Non si parla di opera di abbellimento con l'artista francese, ma di vera e propria necessità per espiare i vecchi spiriti di un muro ancora troppo solido. Riprendendo una canzone di Lou Reed, che recita «It was so nice, it was paradise, Berlin by the wall», trovò il coraggio di scendere in strada e mettere un po' di colore a quel pezzo troppo grigio di cultura rimasto. La caduta del muro di Berlino sancisce ufficialmente il crollo del comunismo e determina un nuovo equilibrio politico mondiale. La riunificazione delle due Germanie viene tuttavia ratificata ufficialmente un anno dopo, il 3 ottobre 1990. La Germania federale, RFT, espropria il proprio modello economico nella Germania dell'Est, la DDR, fino ad allora dominata dal socialismo. Ma l'acquisita libertà non porta con sé necessariamente un miglioramento delle condizioni di vita per i cittadini dell'ex DDR. La nostalgia per il modello politico e sociale precedente si diffonde in gran parte della popolazione. Questo attaccamento al passato, alle proprie origini, prenderà poi il nome di ostalgia, nostalgia dell'est per l'appunto, e si infilerà fra le pieghe di un modo di vivere considerato per molti estraneo. Sarà anche una questione di abitudine, ma posso dire che sono stata delusa dal capitalismo, molto delusa, commenta una cittadina della Germania dell'est. Tuttavia, c'è anche chi si dichiara pienamente soddisfatto dal cambiamento. Tra alcuni commenti ne spicca uno che afferma: qualcuno adesso torna su certe idee e rivuole il muro, ma si dimentica della Stasi. Qualche anno fa il film Goodbye Lenin ha aperto uno squarcio e ha mostrato che forse non tutti i cittadini dell'ex Germania si sono ritrovati contenti nel mondo del capitalismo occidentale. Erano molti a essere convinti che il cambiamento, chiamato la Wende, oltre alla libertà, oltre alla fine della dittatura socialista, avrebbe portato con sé tutti gli elementi positivi di una società moderna e avanzata, senza perdere peraltro i vantaggi delle condizioni d'esistenza precedenti. La sanità pubblica, la sicurezza sociale, l'ordinamento scolastico, il costo della vita molto basso, eccetera, eccetera.
La protesta finisce per dilagare solo pochi mesi dopo. E questa volta il bersaglio è proprio la Germania federale. Protestano gli operai perché la chiusura delle industrie provocata dal libero mercato ha già portato con sé oltre 3 milioni di disoccupati. Protestano gli inquilini perché la privatizzazione delle case significa un aumento incontrollabile degli affitti. Protestano infine tutti i comuni cittadini perché la liberalizzazione dei prezzi ha scatenato una corsa ai rincari dei generi elementari e di quelli di largo consumo. La DDR, inoltre, con il suo sistema dittatoriale di controllo, portava maggiore solidarietà, amicizia e amore fra la gente, mentre la concorrenza e la competitività recano con sé un maggiore isolamento ed un maggiore solitudine. I dati reali sono, come sempre, contraddittori e soggettivi per la loro stessa natura. Quel che è certo è che, a tutt'oggi, la Germania presenta una specie di divisione. Se il muro è caduto, ne rimane un altro, invisibile ed impercettibile, che non può essere scalfito né dalla politica né dalla storia. Il crollo del comunismo nei paesi dell'Europa centrale e orientale, iniziato in Polonia e Ungheria e simbolizzato dalla caduta del muro di Berlino il 9 novembre 1989, è stato un evento storico che ha cambiato completamente la faccia dell'Europa. Dopo oltre 40 anni di divisione, la fine del bipolarismo tra Oriente e Occidente ha innescato un processo di unificazione che ha influenzato l'intero continente. A 25 anni dalla caduta del muro, possiamo affermare che i rapporti tra i due blocchi siano risolti sia da un punto di vista economico che politico. Questo grande avvenimento permise l'avvio dello storico processo di allargamento dell'Unione Europea. Per facilitare gli scambi economici, a Maastricht viene firmato nel 1992 il Trattato sull'Unione Europea, per definire le norme relative alla moneta unica, alla politica estera e alla più stretta cooperazione in materia di giustizia e affari interni. In virtù di questo trattato, la denominazione Unione Europea sostituisce ufficialmente quella originaria della Comunità Europea. I piani di riforma delle istituzioni europee sono definiti dal successivo Trattato di Amsterdam, in modo da concentrare più risorse sull'occupazione e diritti cittadini. L'atto di unione finale avviene quando i 25 paesi firmano un trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. L'obiettivo era quello di semplificare il processo democratico decisionale e la gestione in un'unione di 25 più paesi, ma come ormai nota a tutti, tale trattato non è mai entrato in vigore per il fallimento referendario in Francia ed Olanda. Il 13 dicembre 2007 i 27 paesi firmano il Trattato di Lisbona. Esso è inteso a rendere l'Unione Europea più efficiente e trasparente e quindi in grado di far fronte alle sfide globali, quali il cambiamento climatico, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile. Le nuove norme ed istituzioni che guidano la Confederazione degli Stati Europei consentono certamente la tanto voluta pace economica, ma devono anche favorire lo sviluppo di una nuova società europea, multietnica e volta al progresso, che può nascere solo da una serie di rapporti sempre più stretti e lungimiranti. La caduta del muro è stato simbolicamente un sintomo del bisogno di autodeterminazione da parte di popoli che si sentivano vicini e che non accettavano più divisioni forzate o conflitti tra nazioni.